Ecco, Chiaravalle è la città anche di un personaggio importante nella storia della politica, per esempio la moglie del presidente napoletano, Clio Bittoni. Sì, Chiaravalle è una città della signora Napolitano, della Bittoni, appositamente presidente, ex presidente della Repubblica, ma è anche la città dell'abbazia cistercense, anche la città di Maria Montessori, e quindi è una città, diciamo, che storicamente è un punto di riferimento della storia della nostra regione, quindi stiamo lavorando anche per far emergere questo aspetto. Ecco, col presidente che già ci siamo conosciuti in altre iniziative, parliamo di questo eclatante successo che veramente è frutto di una sinergia tra comune e proloco. Comune, proloco, e dall'anno scorso due collaboratori indispensabili secondo me, Andrea Recchi qua che ci ha coordinato tutto il gruppo storico e Riccardo Trasselli per tutta la parte musicale. Allora parliamo, diciamo, con il responsabile proprio tecnico di questa manifestazione. Come nasce l'idea? Ager Gallicus, erano i territori che erano abitati dai Galli Senoni nel IV secolo avanti Cristo e si insediavano proprio qua, fino al Fiumesino, e arrivavano fino alla provincia sud di Rimini, ecco. Quindi portare qua la storia delle popolazioni antiche che avevano abitato le Marche, non andare a raccontare storie di lontani, i Celti erano qua delle nostre terre, provenienti da migrazioni del nord Europa, quindi...